A un anno dalla morte di Totò Riina, la mafia siciliana si stava riorganizzando, tentando di ricostruire la cupola dopo la dipartita del capo dei capi. A confermarlo è la magistratura e soprattutto le dichiarazioni di Francesco Colletti, capo mafia di Villabate, e del boss di Belmonte Mezzagno, Filippo Bisconti. Arrestati neanche un mese fa, hanno già cominciato a parlare. Non avevano molte scelte, visto che alcune loro conversazioni, intercettate con le microspie, avevano già fatto parecchi danni. Colletti è stato intercettato mentre parlava senza filtri, con tanto di nomi e luoghi addirittura dell'incontro segretissimo avvenuto nel maggio scorso tra i padrini palermitani per decidere il dopo Riina. Le loro dichiarazioni stanno creando un terremoto all'interno dei clan. La prima dura scossa è arrivata all'alba di questa mattina. Su ordine della procura di Palermo, i carabinieri hanno arrestato 7 esponenti della nuova Cosa Nostra, alcuni dai cognomi ingombranti. C'è Leandro Greco, 28 anni, nipote dello scomparso Michele Greco, detto Upapa. Giovane, intraprendente e molto rispettato, era già diventato reggente del mandamento di Ciaculli. In manette è finito anche Calogero Lo Piccolo, 47 anni, figlio di Salvatore, il signore del racket, in galera all'ergastolo dal 2007. Greco e Lo Piccolo avevano stretto una nuova alleanza tra clan influenti per provare a rilanciare Cosa Nostra dopo i duri colpi subiti in questi ultimi anni dalla magistratura e dalle forze dell'ordine. Tra i fermati di oggi anche Giovanni Sirchia, affiliato della famiglia mafiosa di Passo di Rigano, e alcuni stretti collaboratori di Lo Piccolo, tra questi anche degli imprenditori.